Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua. Devo chiudere prima la live oggi, mi chiedo scusa, però alle 10:45 c'ho la visita medica. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Enrico. Telefonato prima, mi aveva detto sto male, come la mettiamo? C'ho il tampone negativo. Viene alle 10:45. No, scusa, alle 10:45 non posso. Non c'è il pomeriggio? Forse No, questo la le rinfrescherà dottoressa la fa memoria. solo la mattina. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va Come fa meglio. solo Ho la una memoria di mattina? ferro, io l'ho visto qui intorno. Ma Che cosa perché vuole lei è al sapere? lavoro? Eh Per sì. il gelato, hai mangiato a nonna? E la fidanzatina? Eh sì. E mi dice, ma lei non doveva andare al lavoro in attesa di tampone. Capito? A parte il fatto che il tampone me l'ha dato ieri sera. E era ovvio che ero negativo. Ma lavoro da casa. Ah, lavoro da casa. Sì, ho capito. E vabbè, allora venga alle 11:45. Va bene. Quindi chiuderò la live una ventina di minuti prima. Ah, sì, mi ricordo. Tutto poi non fare affidamento, spesso non sono eseguiti bene. A parte il fatto che mi ha raschiato Forse via questo le il rinfrescherà la naso. memoria. Non me l'ha rinfrescata Però, tanto. Così va meglio. cioè, Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui credo intorno. Che che cosa sia vuole veramente sapere? impossibile che io abbia preso il A Covid, Gabriel, che ragazzi. in pochi giorni di sub mi è stato di grande aiuto, gli offro una pizza. Inoltre volevo chiederle, signor Gatto, una benedizione per linguistica, dato che è stato più che efficiente con francese. Tanti auguri Tosti e grazie a tutti per le donazioni per i moderatori. Oggi è il Mod Day, donate, 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 ma non dimenticatevi che anche è settembre, quindi subate, subate, subate. Grazie a Dancing, buongiorno. Prima di iniziare a lavorare si passa per la sub, in bocca al lupo per la visita, crepi. E si riprenda, grazie. Grazie ad Andrea Periboschi per i 51 mesi, buongiorno, buongiorno anche a lei. E grazie anche a Beppe, viva Gatto, viva il Mod, vi voglio bene. Grazie. Grazie, grazie, grazie. No, vabbè, devo sistemare la roba per il video, ma lo faccio dopo. No, ho capito che mi dà la cura, però che rottura di cazzo, eh. Per la Apple parte alle 7, io partirò un pelo prima. Vi ricordo che la conferenza Apple io non ve la posso far vedere. Quindi sarà una chiacchierata tra amici. Ok? Ah, che rottura di palle. Ma non serve un cazzo. Magari mentre parli ti aiuto. Vabbè. Non è che non mi va bene nulla, è che sto male e non sono stato visitato il giorno in cui stavo male, devo aspettare il giorno dopo. Ho mal di gola, sì. E mi sento anche un po' una chiavica, in generale. Poi magari perché dormo male. Non ho febbre. Sono mal di gola. Rinnovate, 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 ma soprattutto subate, subate, subate. Che ho detto? Donate, donate, donate per il mod come Cippo, grazie Cippo. Non si è così abbacchiato. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio. Anche Ho una lui. memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno. Che cosa vuole sapere? Io lo faccio apposta, sto male. Cioè ogni parola che pronuncio è una sofferenza. Cribbio. Tra l'altro sto guardando qua anche il thread dell'utilizzo che la 3080 viene utilizzata fin troppo. Uno l'ha staccata e l'ha riattaccata, ha sistemato. Poi proverò a fare anche questo oggi pomeriggio. Forse questo ti può convincere. Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Oh cazzo, mi Grazie, presteresti Tullio. $20? Adesso me lo dici. Va bene. La moderazione è molto più di un semplice tratto caratteriale. La moderazione è parte di una visione politica e di un certo stile di azione politica, che include l'educazione oltre a una certa forma di eclettismo, l'opposto della purezza ideologica. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno. Che cosa vuole sapere? Grazie Gabriele e Jules per tutto quello che fate. Vi si vuole bene.
scusatemi, è che ho una montagna di fazzoletti usati e che coprono il tasto del microfono. Comunque, ho iniziato anche una cosa come Vichingo, ma questo non lo faremo oggi. Nuova partita. Allora, il tutorial. Sì, rifallo, grazie. Ho fatto il caffè, l'ho lasciato lì. Allora, ho passato una nottata terribile. Grazie a Ricky da parte dei mod. Come mai il gatto stamattina è muto? grazie anche a Ginger, sempre da parte dei mod. Una donazione, fantastici mod, una richiesta di benedizione per un colloquio di lavoro che sembra straordinario, per acquisto di una casa favolosa. Tanti auguri, tanti auguri. Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? E comi, tanti over. Oh no, vabbè, buon modi e signor gatto si riprenda presto. Ma guarda, in realtà Cold, che io il vaccino l'ho fatto 2 mesi fa. Non può essere quello. Allora, regole di gioco. Parità dei sessi, assassini. Io volevo che non ci fosse un limite temporale alla partita. Si può fare questa cosa? Togli la data di fine. C'è da qualche parte? Ah, eccola qua. Ok, così allora. Ma questa cosa qui come cambia all'interno del gioco? Cioè, perché 1453 è una data di fine? Ah, sì, Cold, ma ne sono sicuro. No, ho capito che non posso fare achievement, ma tanto non li posso fare lo stesso che c'ho la mod per l'italiano. Ma a livello pratico cosa cambia? John, sono 2 anni, si comincia a vaccinare, a invecchiare, scusami. Grazie mille. Ma l'importante è farlo in compagnia. E con chi sa fate sorridere di mettere sempre. Si rimetta, ci provo, grazie. Perché finisce il Medioevo nel 453, chiaro. Ma io arrivo al 54, cosa succede? Cioè, la mia domanda è proprio a livello di gameplay, cosa succede? Continui a giocare. Però non c'è un evoluzione. Allora la lascerei la data di fine io. Stiamo partendo dall'800, su quasi 1000 anni, direi che lo possiamo lasciare. Perché rimanere in un infinito medioevo, sti cazzi. Io lo limiterei, così abbiamo un fine per dire sì, yeah, bella bro, ce l'abbiamo fatta. Grazie a chi va da parte dei mod. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescato tanto. Così va meglio. Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno. Che cosa vuole sapere? Piccola donazione per grandi mod. Per il signor gatto mando un abbraccione. Va bene. Tolgo, così puntiamo a conquistare il mondo. Boh. Allora, voglio creare un altro re. Ma è in mutande.
Grazie anche a Silent Eagle. Anche se non tanto, ecco qui bellissimi moderatori, grazie da parte dei mod. Grazie Eagle. Nel 53 mi trovo la guerra lampo come usanza. Dove va sta bestia che non ha pace più? C'ha tutti i gomiti mangiati, perché c'ha le piaghe da decupito. Gli ho messo la crema, ma figurati se l'hai leccata subito sto coglione. Allora, orientamento sessuale cos'è? Asessuale? No, no, random. Oppure lo faccio a mia immagine e somiglianza. Dai. Il primo re non si scorda mai. Facciamo Antonello. Ah. Nome e dinastia. Facciamo i gattoni. Scusa, non posso... Oh no, non posso selezionarlo io. Ma fa caccare sti stemmi. Non ce n'è uno con un gattino? Ma che fatica. Questo. Fiatirama. Mordreds, grazie per i 5 mesi. Sono gli stemmi autentici. Ah, non posso farne uno io. Cambiare la cultura. Dov'è? Ah, Franca. Ah. Però mi sa che queste ci cucchiamo. Non c'era. Quella italica ancora non c'era. Oh sì. Mi scappa pipì, grazie per i 12 mesi. Latina metto. Ah, ecco qua. Ma scusami, Regno d'Italia. Lo lascio così quello. 25 anni. Va bene, peso. Ostia. Ostia. Che dettagli. È un po' sovrappeso sono. Non posso farlo più alto. No. Ma cambia aspetto. Ah no, ok, sono dei preset. Personalizza ulteriormente. Sono un po' giallino io. Posso. Oh. Ecco. Ah, che bel Marcantonio. Non riesco a vedere differenze. Perché mutanda? È per vederlo meglio. L'altezza della testa. No, vorrei cambiare solo la barba. Metto gli occhi marron, però poi basta che mi sono già spaccato i coglioni. Ecco qua. La faccia dello sfumato comunque. Terribili. Corti a onda, barba, è tutta una merda,
va bene questa, dai. Copia DNA? Ah, che storia! Ok, dai, vagamente interessante. Educazione. Ingannatore appariscente, no. Filosofo geniale. Guerriero maldestro mi piace. Faccio negoziatore carismatico. Quello è l'unica roba che potrei dire che sono. Grazie Nana da parte dei mod. Carisma c'è, il resto vabbè. Personalità. Forse questo le rinfrescherà la. Sono pigro. Non me l'ha rinfrescato tanto, così va meglio. Parto già con Malus. Io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Donazza per i mod più belli di Twitch Tech. Detto socievole. Pazzo. Posseduto. Bugie. Metto seduttore. Non si vedono gli alletar schermo? Però si sono sentiti, vero? Forse questo le rinfrescherà la memoria. Sì, che si vedono, non me l'ha rinfrescato tanto, così va meglio. Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Donazza per i mod più belli di Twitch Tech. Sono lì, Gabriel, nato a destra. Sono piccoli, sì. Un giorno mi rimetto a risistemarli, promesso. Non ho avuto modo. Cosa metto? Seduttore, allora? Sì. Poi per il resto direi di lasciare qua abbastanza basico. Non voglio diventare né OP né una sega, quindi boh. Ok? Ci può stare, va bene così. Non ho capito la domanda, Alex. Katie, finalmente posso tornare a vederla in live. Mi erano mancate moltissimo queste mattine tranquille. La sua voce rilassante in sottofondo. Più o meno, grazie. Non ho fatto neanche la storia stamattina, pensate voi. Ah, sì, mi ricordo. Senza voce, ma siamo in live su Crusaders. Sto facendo il mio personaggio. Ecco. Ah. Gabriel, mi puoi, anzi, chi c'è poi più tardi, mi potete avvisare alle 35 che mi devo levare dai coglioni? Non credo si possa cambiare la fede, te la devi creare tu dopo. Vabbè, io direi che possiamo partire alle 11.35. 11.11 ragazzi. Parto? Cioè sta già facendo caldo. Com'è possibile? Hai speso 250 su 400 punti. Ah, ma li devo spendere tutti? Ah, limite per gli achievement, quindi vuol dire che vediamo, vorrei diventare decente in tutto, nella media, ecco qua. Cioè, voglio fare un quality, ok, però buono in diplomazia. Magari in diplomazia mi do altri due punti. Molto buono, cioè eccellente. Tom 20 che mi dava fastidio. Tutto il resto 10. Ok. Ah, può arrivare. No, ho capito, ma se mi hanno messo un limite per gli achievements vorrà dire che quello lì è un limite buono per fare una partita decente.
Sì, figli li faremo, magari parto un po' prima, un po' più giovane, che mi dura un po' di più. Ah, metto gli appunti? Perché? Ah, perché 25 anni è il best, a quanto pare. E questi che mi ha tolto adesso dove sono finiti? Ah, mi ha tolto l'educazione. Negoziatore carismatico, mi hanno detto, ecco qua. Tanto gli achievement non ce li dà. No, no, allora io volevo fare una partita equilibrata, ragazzi. Se il gioco mi dice, guarda che se tu hai un limite per gli achievement, che sono 400 punti, vuol dire che quella è una partita equilibrata, perché il gioco ha detto, se tu stai dentro questo limite, ti diamo gli achievement. Se tu vai sopra è OP, se tu stai sotto, io sono stato lì, direi che va bene. Metti le tre personalità che hai a disposizione, ma pago di più però. Ah, sì, mi ricordo. Io direi che va bene così per ora. Poi vediamo, gli altri tratti verranno fuori. Grazie a Bonjour, sono 7, ormai questa sta diventando la mia relazione più duratura. Dovrei preoccuparmene o esserne felice? Beh, troverà l'amore Tu vero. devi essere E io. non sono io. No, si pronuncia Grazie anche a Tiberius per i Anko. 44 mesi. Grazie a tutti per le sub e le resub. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Personalità, devo aggiungere in un adulto sono sempre 3, come in un bimbo di 5 anni. Ah, personalità, eccole qua. Metto generoso. Però vedi che sforo. Vabbè, e allora metto. Hanno tre tratti di personalità. Devo per forza proprio. Disonesto? No. Onesto? Umile. Umile? Sì. Ok. Fatto. Però siamo andati. Vabbè, siamo andati oltre di poco, però. Tanto gli achievement comunque non ce li davano. Di 33 in più non credo che diventi così squilibrata la cosa. No, mi sa che tirai i dadi all'inizio della partita e basta, Gold. Tratti ereditabili, dove sono? Ah, questi dici? No, va bene così, va bene così. Vai. No, va bene. Mi ciuccio una caramella, scusate. Difficoltà, nessun erede. Beh, vabbè, minchia, lo facciamo. Ho 25 anni. Una vita di trombate davanti. Quindi parto. Io parto, eh. Partito. Boh. Allora, diplomazia ovviamente. Fare amicizia che mi è piaciuto molto come perk. Ah, ne ho più di uno. Pronto a governare, vai. E l'amico ti toglie 5 di stress. Buona. Poi, nessun erede. Evitare il game over. Capito? Me l'ha tirata. Trovo coniuge. Andiamo di potere dell'alleanza. Questa qua è giusta. È cinica. È tollerante. Ed è francese. E sarà mia moglie. Lei. Poi, nessun erede, mo ci arriviamo. Scusa, ma sto già sui coglioni dell'arcivescovo? Scusa un attimo, devo ancora partire, già lì sto sui maroni. Cazzo però. Posso dichiarare la guerra, certo. Puoi usurpare il regno unto di Romagna. Questi romagnoli, sempre a fare il ragù. Per forza, sono unti. Dai, vai. Alleanza formata. Buona.
Perché è unto? È perché fa ragù i romagnoli. Scusami. Ah, che mi dice? Matrimonio, certo, certo. Ma io non vedo la differenziazione. Questo è un problema. Scusami. Romagna, eccola lì. Non riesco... Fermi, non riesco a capire una roba. Allora, io sono re d'Italia. Ok. Ma perché la Romagna è dentro l'Italia, ma no? Questo non lo sto capendo. Impero d'Italia non c'è ancora, chiaramente. Il Regno d'Italia comprende anche la Romagna. Ah no, non comprende la Romagna il Regno d'Italia. Ok. Ok, non lo comprende, però fa parte dell'Italia. È strano perché quando facevamo con la con l'Irlanda, adesso siamo più indietro. Vabbè, grazie Bertaz da parte dei mod. Siamo nel 867 dopo Cristo. No, no, ho capito che allora, che una parte di Romagna e non tutta ha senso. Quello che mi fa strano è che la chiama Italia, quando invece, vedete, mi manca anche il Piemonte, perché è dei Borgogna. Ah no, scusami, il Piemonte è lì. Però se io faccio così, Italia si va qui. Fino a... Dov'è che c'è il circuito di merda lì? Si fanno le feste. Monaco. Appetito, dopo un mese di internet non funzionante si torna su bar finalmente, grazie mille. Monte Carlo, bravi. No, no, ma il Piemonte è nostro, vedi? Adesso lo vedo questo limite qua. Ecco qua. Qua che si Sanremo, fanno i concerti, ogni anno una festa. Però non capisco perché in questa visualizzazione me la chiama Italia. Questa non la capisco proprio. Quello dell'impero d'Italia, uno step dopo il regno. Quale questo dici? Perché io sto guardando il regno d'Italia adesso. Qua tecnicamente, se io clicco qui, è tutto mio. Perché sono vassalli? No, no, al di là della Romagna che è qua sotto, vedete? Io ho anche questa cosa qua, vedi, ecco qua, il limite illuminato di bianco è mio, però come potete vedere ci abbiamo la Corsica, che è della Sardegna, la Romagna e parte della Borgogna. Questo non mi è chiaro, perché non era così quando ho giocato prima. Magari delle alleanze, mi dite? Contea di Modena. Vabbè, adesso vediamo. Che mi dice qua? Si aspetta un posto nel consiglio e lo mettiamo al posto di questo rincoglionito qua, allora. No, al posto di questo rincoglionito qua. Te. C'ha 18. Questo anche lui fa abbastanza cagare, posso dire, come... Vabbè. Poi, dichiara delle guerre. Ma scusa, puoi usurpare il regno unto di Romagna? Ah, aspettate, non mi sono sollevato. Un attimo, eh. Ecco qua. Però non è vero. Perché se ci clicco, mi dice usurpa. Mi sono 500 soldi. Ah. No. Sono i miei vassalli, quindi vengono inclusi nell'Italia in quanto miei vassalli. Va bene. Ok, ok, va bene, andiamo avanti. Voglio fare amicizia con i Dogi qua. Ma io posso conquistarla Venezia? Oppure in quanto Repubblica, no. Tu non hai cose belli, serenissimo. Che palle che è serenissimo il Doge. Lui tranquillo, proprio sta lì in panciolle. Sulle calli, si fa un giro in gondola, è sempre serenissimo. Che invidia.
Vabbò, allora aspettiamo un attimino. Chi è? L'obiettivo della mia devozione? Signor generoso? No, no, demone di generosità. Allora, dov'è che... Io sono a Turin? A Turin? Ok. Quindi direi di iniziare a pimpare Torino. La voglio bella cazzuta Torino. Fattorie, no, fammi questo. Terreni di caccia. Poi ci mettiamo le strade e le cose. Non c'era nell'867 l'Italia. Ma non si chiamava... Non lo so perché si chiama Italia, effettivamente. Pimp my Turin. Adesso vediamo. Posso fare il sesso? Influenza. La seduco. Vai. 95% ci sta. Peccato, io volevo fare il giro di Serenissima, guarda, lei... Ma che sei maestre? Pensati. Esisteva l'Italia e faceva parte dell'impero. Guarda che sei Padova. Treviso. Este. Rovigo. Verona. L'arena non c'era però. No, non c'era, non si poteva partire da qua. Vabbè, adesso ci arriviamo. Maestro delle parole, lei che mi dice? Natura nobile e leale. Mente razionale e brillante. Non mi sembra tanto. Forma fisica impressionante. Forza carismatica. Una cazzata. Io non posso modificare la città principale del regno. Giustamente Torino per motivi storici. Ma io non posso spostarlo. Dire no. No, secondo me l'impero arriva dopo. Vedi? Il Sacro Romano Impero era dopo, o almeno in game era dopo. Basta mettere... allora scusami. No, che este. Come la rendo capitale? Non so mica. Un libro di indovinelli. Oh no, che imbarazzo. La storia è fatta per essere scritta da me. Vicino al nome c'è una coroncina. Questo? No. Mica la vedo, sai. Ah, questa, eccolo qua. Capitale della contea. Come lo cambio? Devo cliccare forse su Torino e togliergli questo primato? Che fastidio che non mi fa mai cliccare per bene nella città. No, non me lo fa cambiare. E vado a letto con mia moglie. E fin qui. Alla città non deve avere un vassallo? Quindi devo mandarlo via? Ma deve essere mia la città. Vediamo su una città mia e così capiamo al volo. Non c'è un cazzo di mio. Ecco qua. Nessun insediamento. È certo.
Non c'è nulla che mi appartenga e che non sia di qualcuno. Che rottura di coglioni. E via di erede. Così non mi rompe più il cazzo. Citatori sono quelli con nome sotto. Qui abbiamo Pavia. Ah, ecco qua. Sposta la capitale del reame qui, a Pavia. Ma perché dovrei andare a Pavia? Ma io vorrei Padova. Non posso mandare a fanculo il duca di sto cazzo, vero? Somiglia di più a Padova, vabbè, vedremo. Gestiremo più avanti questa questione. Tanto Torino va bene. Che stiamo in zida la Lombardia. Luni, Marti e Mercore Noghese. Poi c'è Lucca, qui ci fanno le fiere del fumetto dove tutti i cosplayer vanno, ma li fanno però in periodi di merda, così quando ci vai sei sicuro di beccar pioggia. Siena, lì ci fanno la terra bruciata. Roma, qui c'è il Papa, adesso gli sto simpatico per questo motivo. Napoli, qui ci vive Lino. Che succede? Figlio morto subito così. Yeah. Ma che sfiga. Babbo. Salerno, famosa per l'autostrada che porta a Reggio Calabria. Reggio Calabria famosa per l'autostrada che porta a Salerno. Messina, scusami. Ah, giusto, non è roba nostra questa. Saudanio. Ah, sì, mi ricordo. Vedere quali sono. Dove c'è scritto Italia, in teoria. Però di mio ce n'è di meno, a quanto capisco. Però appena guadagniamo due soldi, adesso andiamo a catturare i romagnoli. Andiamo lì, non so, con... come possiamo conquistare i romagnoli? Portiamo un tagliere con dello gnocco fritto e dell'affettato. Vedi che quelli si ingolosiscono. Frank Astuzia, buongiorno gattissimo. Ma quanto sono belle queste mattinate con lei. Vorrei stare meglio per farvi godere di più. Le mando un abbraccio e le chiedo: quella è la cosa che vorrebbe cambiare di lei e quella che invece non cambierà mai? Che domanda esistenziale per uno che sta di merda. È di nuovo incinta, bene. Boh, vorrei essere molto meno pigro. Questo sì. Che non cambierei mai? Ma non saprei, perché non... non saprei dirti. La pigrizia credo sia la cosa che... però forse non è proprio pigrizia. È più... stanchezza generale. Fortezza in collina con 150, poi la facciamo allora. Le. Qua come va a corte? No, non abbiamo il dottore. Chiamalo subito. Sto sul cazzo a questo signore. C'ha 60 anni, tanto sta per schiattare, cosa me ne sbatte. Andiamo il Daus, tiè. Sono in debito, subito. Ah, a proposito, vedi. Figa in Lombardia. I lombardesi, stavo dicendo. Lombardi subito rompere i coglioni, eh.
tutti sul treno a scappare dal Covid. Guarda te, manica di stronzi, tocca far così. Boh, resta in affari interni tu per ora. Cos'è questo scudetto? Non so cosa devo fare. Boh. Abbassiamo i toni contro la locomotiva d'Italia. Madonna. La locomotiva d'Italia. Non male. Bello, mi è piaciuto. Sti lombardesi. Visto che siamo in tema mod day, questa la chiamiamo Giulsina. Oh no, c'ho il caps. Ciumano Manu, buongiorno gattone. Passo per salutarle e chiederle se sta un po' meglio. No, si pronuncia Aigo. Anche io questi giorni non sono stato bene. Fortunatamente ci sono le sue live. Mi fa piacere, grazie mille. Anche Lombardì? Sì, adesso stavo pensando alla stessa cosa di assegnare a mia moglie situazioni. Pensavo al soldo, così adesso tiriamo su un bel po' di grano. Si dice grano in lombardese? Ditemi voi, locomotori d'Italia. In Padania si chiama grana. Buono. Il lombardese grano, il siciliese grano saraceno. Dai, non fatemi ridere che sto soffrendo. Cos'è che mi ha dato supporto italiano per l'integrazione? Modifica il progresso. Non ho letto, vai in culo. Cos'è che c'ha? Che tocca, cosa vuole? Niente, aspettiamo che i tempi siano maturi. Vassallo potente aspetta una posizione. Lui che fa di bello? 14 in intrigo. Ma sei una pippa, amico mio. Però vedo che ti sto un po' sul cazzo. Cazzi tuoi, non c'ho soldi. Tu devi essere io. Fabbrica una rivendicazione. Per il Principato Vescovile di Roma? Mi sembra un po' eccessivo. Marcia su Roma così, prima. Grazie Redstorm per i 10 mesi e Salvadores per i 35. Sì, ricordo. Vi ricordo che il mod e tutte le vostre donazioni, non bits, non sub, vanno ai moderatori. Mi sembra un po' eccessivo andare a invadere il papato così. Ma se io invado il papato, poi io divento papa? Sarebbe figo. No? Il papa meno fortissimo tira fuori i mercenari come se piovesse. Tu dici, beh, c'ha 2000 uomini, noi 2006, non è che siamo messi proprio alla grande. Guerra lampo. Ah giusto, lui chiede i cattolici d'Europa. Ah sì, mi ricordo. Ise tanti. Ise proprio tanti. Facciamo di no. Ah sì, mi ricordo. Sto cattolicesimo. Cristian, buongiorno a tutti. Oggi si compono 35 anni. Congratulazioni e tanti auguri. Grazie a Sarbons. In questi giorni, causa imprevisti continui, al lavoro non riesco a seguirla in live. Ma eccomi, che sei che si muove qua? Un saluto al volo per rinnovare e ringraziarla perché mi fa un sacco di compagnia la sera prima di addormentarmi. Oh, buon riposo e grazie mille.
miei omaggi, banchetto, dai, la merenda. Ho notato anche che la colonna sonora cambia in base al personaggio che utilizzi. È bellissima questa cosa qui. È molto profondo questo gioco. Ah, ho comprato i DLC comunque. No. Quindi ci dovrebbe essere interazioni aggiuntive. Sciopone, sì, tantissimo. Mi ha conquistato. Mi è morto Cellonoth. E chi cazzo era Cellonoth? Era... ah... era lo strunz. No, questo è vivo. Boh, niente. Quali sono i DLC? Aspettate, metto in pausa un secondo. Ve lo dico al volo, eh. No, allora, quello dei Regni del Nord, che c'è la Svezia e altre cose, e l'altro invece, quello che aggiunge cose, si chiama, no, questo è il Fashion. Ma scusa, me ne ha messi solo due di DLC. Gestisci 4 DLC. No, me li ha messi tutti, ok. Royal Kurt, è possibile? Ah no, questo deve ancora uscire, Royal Kurt. Allora, quello dei vestiti, Flavor Pack anche. Boh, non mi ricordo. Ah, è Royal Kurt, però deve ancora uscire. Però l'ho già comprato. Va bene. Che, io adoro la colonna sonora. Voglio tornare indietro nel tempo e viverla questa vita qua. Che duro 5. Ecco, ad esempio, domanda. Qua si stanno menando fortissimo. Ammazza, che male. Io non posso farci niente, perché poi mi vanno a modificare le cose e mi sta un po' sul cazzo a me sta cosa. Non posso farci proprio niente. C'è l'hype train, rinnovate, grazie filigrana, tutto bene. E insomma, però grazie. Insiste con queste guerre. Ika, e Twitch ha deciso di far condividere oggi il rinnovo, ma va bene così, grazie mille. Se clicchi sulla battaglia, e non posso cliccare sulla battaglia. No, si pronuncia Algo. Modello di ascentismo, il principe vescovo Benedicto, sto signore qua, ha dimostrato come un'anima di piscinata possa trovare una vera pace e chiarezza. Ok? Che cazzo me ne frega? Se clicco qua, dici. Ci sono i mantovani che combattono contro. Non so. Boh. È morto. Che palle. Recluto, do a questo, che sennò c'è le palle torte. Grazie Salvadores da parte dei mod. E rinnovate per il treno anche. No, quella degli irlandesi l'ho completata tutta. Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Questa è nuova. Cazzo, mi presteresti $20? Adesso me lo dici. Va bene. Tiro soldi ai mod. Bravi, belli e soprattutto mod. Qua che mi dice? Basso controllo a Torino. Come a Torino basso controllo? Ma ci sono io. Scendo in strada, spacco le facce. Toh. Schiaffoni proprio. Non voglio chiedere soldi. Lui aspetta? 15. Cazzo, è meglio di lui. Toh. Tu che c'hai? Tu c'hai la merda nel culo, vai via. Ah, sì, mi ricordo. Posso essere creati i titoli, Ducato di Piemonte? Sì, ma con che soldi? Non ce li ho, state ma scusami, io il figlio? Ma ce l'ho.
Potere dell'alleanza. Vai, corri. Eh no, matrilineare. Non accetta però. Vai, Giulsina, ti mando via. Però a me saranno altri figli qua. Un commerciante mi ha mandato dei campioni di semi, piante che sostengono siano buone. Ah, ok. Vai che divento erudito. È incinta mia moglie, eh? Matrilineare non potevo farlo, ovviamente. Moglie è amante. Pareva fosse incinta. Boh, vabbè. Perfetto, il re ci sta. Tu devi essere Igor. No, devi fare come per l'Irlanda, partire da un vassallo e conquistare tutto il resto. In che senso? Grazie a Roy, buon di gatto. Me la fa una benedizione che è un anno che cerco lavoro. Se mi chiamano per un colloquio magari vado a lavorare a Padova. Tanti auguri allora. Grazie anche a Lari, sono 10 mesi, siamo qui, sei un anno. Grazie per come ci fa divertire. Auguri tanto, sì, di pronta guarigione. Grazie. E grazie anche a Kire per i 7 mesi. La guerra. Sì, cazzo, subito così. Che palle. Stiamo perdendo. Come? C'è 4.000 uomini, come facciamo a perdere? Scusami. Questi sono i cattivi? No, questi sono i buoni. Vabbè, ti manderò, non so, qualcuno ti mando. Guarda te, che rottura di palle. Oh, mia figlia. Un'altra figlia. Gabriella. Oh, femmina. Il mod day, il mod day. Dobbiamo per forza. Via. Grazie a Marti per i 23 mesi. C'hai ragione, inverno. Grazie Space Cowboy da parte dei mod. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Gabriella domani non poteva starci. Vabbè, adesso vediamo. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Quante guerre c'hai in corso, faccia di merda? Una o l'altra? Questi quanti ne hanno? 2007, come noi. Vado di guerra lampo, vediamo. Ma porca puttana troia. Che fastidio quando fa così. Dove sono finiti i miei guerrieri, mo? Eccoli qua. No, mi muoiono se vanno lì. Non li voglio mandare a morire. Sono un re carismatico io. Oh no, mi intercettano sti stronzi. Ma gliene do di santa ragione. Cinculano. Ci hanno inculato. Mannaggia, posso farli scappare? No. Sulle montagne segrete usare gli elefanti. Guarda come torna con le pive nel sacco. Beh, io direi che mettiamo fine a questa stronzata. Io li ho mandati. Adesso basta. Adesso basta. Merda, stiamo perdendo Nizza. Qua c'è da lavorare duro, sui cazzi interni. Basta, sciogli l'esercito. Chi si è visto, si è visto. Tanti cari saluti a tutti.
tocca menare. Mi tocca menare. Ampiamente inferiore, mi dice. Ma non in questo momento, perché in questo momento siamo nella merda. Al Papa. Come il Papa. No, si pronuncia. Tanta roba. No, è il Papa. Togli sta scritta. Oh. Ma porca puttana. Allora, 13:13 mi fa questo qua. E allora recluto a corte la Francesca. E la assegno. Boh, fermi un attimo. Pausa. Devo rompere il culo a sti stronzi. Via. Chiama in guerra. E chiama in guerra. Adesso vi chiamo io. Faccia di cacca. Boh. Eh no, non c'è il mare tra me e i nemici in Italia. Mi rendo conto. Diventa affascinante la Giulsina. Fa piacere. No, non posso chiamarlo in guerra, sto stronzo. Grazie a Roby da parte dei mod. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio. Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Dove sono gli alleati qua? Si può avere la benedizione dei mod per trovare lavoro, visto che i loro lo fanno egregiamente? No, prendiamo la larga e poi dopo risaliamo. È che ormai ci hanno inculato. Cosa ci hanno inculato qua? Il Friuli. Il Venezia Giulia è nostro, però. Vediamo se riesco a sorpassare il Po senza che mi inculino. Yes. Tiè. Passiamo da Ferrara. Ma qui non arrivano gli aiuti? Cazzo, ragazzi. Ho telefonato per tempo io. Questi ci sparano il culo. Senerissimo Doge, mi dai una mano? Ah, gli è morta la moglie, mi spiace. Cioè, no, è il figlio. Vabbè. Ci hanno inculato, sì. C'è traffico, anche troppo. La mia gloria è ampiamente riconosciuta. Sì, ma intanto non vengono. Eccoli che arrivano. Finalmente, ragazzi, siamo nella merda. Mi cerchiano. Oh. Fuori dalle palle. Duemila, sono 4.000. Loro sono 3.000 e 3. Più me, siamo 1.000. Ma mi stanno rubando la terra bruciata di Siena, mi stanno rubando. La stanno bruciando. Ma porca vacca, che palle. Invalidata, bene, sono contento. Venite qui da me adesso, cortesemente, fatemi il favore. No, non mettete a combattere lì, vieni a dar la mano a me. Dai, sommati. Yes, ok, questa la vinciamo. Per adesso arrivano altri 1.000 qua. Ci spatasciano, ma arrivano altri 2.000 da noi. Buona. Al Polesine fa sempre casino, sti rovigotti. Sì. È incinta mia moglie, ben, sono contento. Andiamo a casa loro a spaccare il chiurlo. Che succede poi?
Potrebbe unirsi alla guerra di vendicazione. Oh no, stronzo, non lo fare. Per favore. Ma dimmi che sono andati a Torino. Ok, 8 mesi. No, non sono andati a Torino, perfetto. Ho una manina qua. Ci devo mettere tutti sti mesi a conquistare una città di merda. Cosa stiamo conquistando, tra l'altro? Caorle. Tutti in villeggiatura qua. No, io non sono in guerra, io sono a casa. Sono qui. Vedi? Ero qui a ciulare io. Gabriella non ha un amante. E perché no? Il principato di sto gran cazzo. Sempre matrilineare? Ulla! Mi piace se me lo fa matrilineare. Qui abbiamo dei sugosi sugosamenti. Buono, sono contento. Qua c'è un po' di screzi. Ah, bella Caorle, è consigliatissima. Sì, boh, non lo so, non è tanto da giovani, ecco. Caorle è più da terza età. Per il mio modesto parere, poi magari, insomma. Un'altra figlia. E che cazzo però. No Man si chiama. Suona strano però. Grazie a Chevalier per i 27 mesi. Domina. Domina. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. No, niente, devono morire. A Verona si muore, non so perché. Muoiono 100 persone a Verona. Terribile, Treviso in fiamme. Bravo Ciccio, che adesso bevo. Molto tranquilla, una bellissima spiaggia per gli animali. Per la movida consiglio altri posti. Guarda, a me la movida non piace, però mi piace vedere una città viva che si anima. Io non mi infilo nella movida, ma mi piace vedere che c'è. Posso chiamarlo? Ma sì, vieni dai, bro. Sbrighiamo questa guerra di merda. Grazie Filippo per i 36 mesi. Tu devi essere... L'ho fatto, Andy, no, l'ho fatto. Mi sono molto divertito. Devo andare a rompere il culo fino a qua. Al Tirol devo andare. Hai capito, il Tirol. Questi montanari. Dagine. Demo fil Tirol. Prepara le ciaspole. Con gli sci di fondo. Pronto a governare. Al governale. Ascolta un attimo qua, tua sorella non ha il marito. Adesso glielo trovo io un bel marito. Sempre con gli striaci. Matrilineare. Accetta lui, accetta tutto. Madonna. Allora il Tirol. Occhio però che qua adesso questi fanno i furbi. I Savoia qua.
come si stanno organizzando, non riesco a capirli. Stanno facendo un po' a caso. Si muovono, non si muovono. Qui quanto ci mettiamo? 5 mesi. Sì, un bambino mi ha invitato. No. Neanche un anno è già ammogliata. Sì, vanno presto ste cose, eh. È un casino. Quante guerre posso dichiarare? Non c'ho una lira, non c'ho. Già sono in villeggiatura, prima a Caorle, poi sul Tirol. Sì, hanno invitato i figli, non me. Però hanno chiesto a me. Aspetta che abbiamo... No. Guarda qua come sono ridotti male. Oh, guarda che arrivano dall'alto a fare l'attacco. Questi cioccolatai. Ma perché sempre il 43% non aumenta qua? Come cazzo è possibile? Gli sto aprendo il culo. Veramente non capisco. Mica le battaglie. Ah, dici che li vado a muso duro? Ma scappano sti stronzi. Eh sì, sono svizzeri, sono cioccolattai, no? Il leader dell'alleanza nemica, chi è che era? Aspetta. L'abbiamo già fatto. Cioè il culo lui gliel'abbiamo già aperto. Non sono finiti. Sono spariti nel nulla. Sono dei maghi. Vengo qua. Faccio camminare, ho capito, siamo in guerra. Chi è che bussa qua? No. Ah, questi stanno conquistando qua. Eccoli. Dai che c'è la battaglia. Adesso mi asfaltano però. Spero che arrivino presto gli alleati. Ah no, siamo abbastanza. Mamma mia. Uff. Yes, di nuovo incinta. Io spero in un maschietto stavolta, perché siamo veramente nella cacca dura. Oh. E vaffanculo. Adesso però qua tutto rosso. Te pareva. Ma sempre il polesine, colpa del polesine. Ma c'è Grimmsons qua. Cosa sei un Grimmsons? Dai, Tori, beccati la duchessa, che mi servono soldi. Dai.
un po' di soldi ci fanno comodo, dai. Un vassallo potente si aspetta sto cazzo, va bene, non sai fare niente. Canton Grigioni è in Svizzera questa. Como, col suo famoso lago, eccolo qua. Lago, vedi c'è scritto. Non voglio cambiare il contratto, Cipo, perché comunque si incazzano quando fai così. Attualmente ci mancano un po' di soldi, voglio investirli per potenziarci il culo. Posso togliere il Treviso a sto stronzo? No. Due femmine, ma questa è sfiga! Uova e pancetta mi piace. Vedi, se io faccio così, poi si incazzano da morire per sempre. Scusami, quello lì in prigione che abbiamo appena visto, è in prigione da chi è? Qua, questo qui. Io? Ce l'ho io in prigione. Negozio e rilascio. Non c'è le rivendicazioni. Bene. Bene. Vediamo. Non ho scelto di... Oh, là. Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Ma è sempre suo, però. Come l'ha rinfrescata tanto? Così va meglio? Una piccola donazione per i grandi moderatori. Mi sembra più che giusto dare qualcosa in cambio per quello che fanno ogni giorno. Poi mi sentivo anche in dovere, dato che sono così partecipi per il mio progetto ancora top secret occhiolino. Donate, donate. Grazie Tabitka e tanti auguri per il suo progetto. La rivendicazione è su un tuo territorio. Ah, sto stronzo. E lui mi fa 15 in amministrazione. Lo so. 18 in intrigo mi fai. E io ti sostituisco e ti metto all'intrigo. Boom. Tu mi fai cagare, hai capito? Mi fai cagare. Che ti devo dire? Fai cagare. Pochi cazzi, fai cagare. Chi è che mi devo lasagnare qua? La contessa. Non posso. Sono un bambino. È incinta di nuovo mia moglie. Sì, però mi sarei rotto anche un po' i coglioni. Cioè, ma l'erede serve adesso. Le figlie inizio a spedirle via perché ne ho fin troppi di matrimoni matrilineari qui. E la contessa è sempre contessa. Ho capito, però cazzo. Quanti soldi abbiamo? 317. Allora... facciamo le murette. Ecco qua. Sì, lo so che la figlia è comunque erede, però poi è un casino per quanto riguarda i figli della figlia. Volevo, o almeno mi era sembrato fosse così. Ho solo femmine, sì. Lei è la mia erede per ora.
ed è fidanzata con questo signorone. Ok, allora che è? Ma basta, ha rotto i coglioni sto stronzo, va bene? Tieni, non sai fare niente, vai via. Titoli, puoi nominare un tutore per Gabriella, sempre io, che sono il fenomeno di casa. Sono re, voglio dire. Cambia idea con chi sei riuscito a fare matrimonio matrilineare. No, no, vabbè, adesso speriamo in un figlio, dai. Cioè, abbiamo fatto 5 femmine. Speriamo, quanti anni ho? 36? È incinta adesso, no? È quello, Ricky, il problema. Finalmente un maschio. Giancarlottolo, vieni figlio mio. Trovo una moglie potente adesso. Oh, ah, col ducato di Spoleto, eh? Vai. Il nome potente, certo, deve, deve essere importante. Tra un po' vorrei usurpare il regno unto, però mi serve il cash 500. Porca puttana, se sono tanti soldi, oh papà, che cazzo. Potenziamo un po' Pavia. Sì, mura e torri. E poi dopo mi ritornano quei soldi. Potenza Modena che si mangia. Devo ancora farla. Rivolta contadina. Ah, se sono contadini vai tranquillo. Veniamo, vediamo e spacchiamo i culi. Sono 1000. Cioè neanche serve. Neanche serve. Però te li mando lo stesso perché non voglio rotture di cazzo poi. Dove esisti i contadini qua? Li mando subito. Non è che no, sta ancora lavorando qua. Mamma mia, quanto malcontento. Moglie, dai una mano al signore del malcontento, per carità di Dio. Sono divisi, perfetto, e questo lo sciolgo. Boh, qui risparmiamo un pochino. Terre che mi appartengono, eccole qua. O in teoria è così, poi boh. Questo. Il regno è il regno d'Italia, che è questo qua. Però il totale... Sto andando solo io ad attaccare questi stronzi. Oh, attaccali. È incinta di nuovo mia moglie. Vabbè, ma che se ne frega, tanto ormai l'erede ce l'abbiamo. Boh, sciogli gli eserciti. E arrivederci. Tortona, che bel nome Tortona. C'è qualcuno in chat da Tortona? Il potere fecondante non è indifferente. Effettivamente sì.
Effettivamente 7 figli non è male. C'è qualche tortino in chat. Quell'Eterde perderà. Non lo so. Niente, mi sa. A Tortona c'è un buon sushi. Mio maresciallo ha dimostrato di avere grandi capacità, specialmente in questioni marziali. Ci sono propri progetti. Ok. Vai. Dove lo spruzzo? Tortona, terra dei baci? Alleanza non valida con Carl. Ah, perché non è più un sovrano? Da sfigato. Barboom. Io capisco questa cosa qua, ma i soldi non li ho. Attilio. No, anche se non è male Attilio come nome. Gabrielone forse è meglio. Gabrielone. Però a Gabriele abbiamo già dato il nome, no. Uff. Gianfranco. Attilione. Tutti sti nomi, tutti, eh? Lapo. Beh, effettivamente, da Torino. Perché state continuando a consigliare nomi che l'ho già nominato 3 ore fa? Io direi di stare fermo così per ora. I nostri guadagni ce li abbiamo. Stiamo andando benino. Lealtà o paura? No, lealtà. Generoso, vai di generoso. Grazie a Freya per i 39 mesi. Lapo sarebbe stato pagato dal fratello re perché vivesse la sua vita stando fuori dai coglioni. Pronti a governare. Bravi. No, si pronuncia Algo. Questo non sarebbe male forse crearlo il titolo. Non so se prima mi conviene iniziare a fare i titoli. Puoi aumentare il tuo rango, ottenere cose belle sui titoli che fanno parte. Potrebbe essere interessante qui. Però c'è il Regno Unto della Romagna, che è lì che mi guarda. No, Venezia non è mia. Venezia è indipendente. Poi non so se già dall'Ottocento lo fosse. La Serenissima. Sono una repubblica. Grazie Gaetano per 29 mesi. Devo fondare la Fiat qua. Per far su soldi rapidi. Invece Luca no, andiamo con calma. Andiamo con calma. Perché intanto qua sono blu. Quando sono blu è bene. Qui sono un po' più rossi. Forse è il caso intanto di riconquistare tutto. Poi scendiamo. Intanto conquisto il Piemonte dove siamo. Poi vediamo il resto. Metti i soldati in cassa integrazione. Che succede qui? No,
Ma perché? Sempre lui? Lui è toscano. Lui è toscano. Però mi fa anche cagare, quindi mi dispiace, Duca Adalberto, ma non hai le competenze per sedere nel mio consiglio. Io voglio usurpare il regno ulto di Romagna, con... voglio fare scarpetta, voglio fare. Che vuole il vescovo? Banchetto. Pure il vescovo fa il banchetto. Andiamo dal vescovo. Cosa ho conquistato in Italia? Allora, tecnicamente è mia. Però se vai nello specifico è tutto separato. Devo iniziare ad unificare, vedi? Ad unificare ste cose. Devo creare il titolo del Piemonte. E poi dopo inizio pian pianino a mangiarmi tutto. Il vescovo al naso lungo, vedi? Arrivederci, arrivederci. Mi ha tolto stress che non avevo. Grande moglie che ha messo da parte un cinquantino. La moto. Subate, 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 ma soprattutto donate, donate, donate per i moderatori. Oggi il mod e tutte le donazioni, non i bits, andranno nelle tasche dei moderatori. Incarico terminato. Bravo ragazzo. Andiamo avanti. Cremona e poi andiamo a salire. No, non voglio prendere soldi dal Papa. Non mi servono. Stasera la live inizia alle 19 e seguiremo la Apple. La live non ve la posso far vedere. Subito dopo invece giocheremo a Deathloop, che devo dire è stata una rivelazione. Sapete? Pensavo mi facesse cagare. Devo dirvi no. Una gran rivelazione. No. Sì, 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 Gabriel, mi sono proprio divertito. Purtroppo ho avuto dei problemi tecnici come al solito, perché adesso ho scoperto, tra l'altro, che sono proprio le 3080 che hanno dei problemi con OBS. E... uno staccato e riattaccato ha risolto. Adesso vediamo. Anzi, Gabriel, ti linko il thread che magari mi... tu che hai l'occhio un po' più tecnico, magari mi sai dire se sono castronerie. Ti linko la prima pagina, ma è la terza pagina che quel tipo forse risolve. Oddio mio, che male. Ah, sì, mi ricordo. Grazie a Cunardin per i 3 mesi. Sì, adesso tra un'ora devo dal medico. Il richiamo della lingua. Vai, libri. Cazzo, però è tosta qua. Preferisco questo. La percentuale dalla mia. Comunque, leggevo che sono appunto le 3080 che hanno problemi con la gestione della GPU. Infatti... nel pre-live, quindi solamente il video iniziale del pre-live senza nessun gioco aperto, avevo la GPU utilizzata al 50%. Vuol dire che c'erano 4 giga e mezzo di utilizzo solo per il pre-live. No. Giuro. Grazie a Capitano Rottame da parte dei mod, perché fate sempre un buon lavoro. Bravo. Cioè il 50% di una 3080 è tantissimo. Poi per forza
per forza che i giochi mi scattano. E se la metà della GPU è occupata per i cazzi suoi. E infatti in quel thread lì c'era scritto che uno aveva la 2080 e il problema non ce l'aveva, come me. Cominciamo. La cosa positiva delle crociate adesso è che almeno partiamo tutti dallo stesso posto. E non andare. Non andare. Eri, buongiorno a lei, grazie mille. No, si pronuncia Igor. A proposito, qua nuovo vantaggio per la vita diplomatica e sono patriarca, bro. Ale, allora abbiamo un piccolo gruzzoletto da parte, lo reinvesto. L'altra figlia, l'ucinetta non è male. Lascio l'ucinetta. No. Il beneficiario. E quindi perché non ho nessun beneficiario? Perché non sono grandi? Chi sono sto sultano? Dov'è? Ma è qui sotto, cosa me ne frega? Ah, vado di guerra santa proprio, no. Regno di Croazia, Calabria. Hai capito il Doge come è messo bene lui? Le mie rivendicazioni cosa sarebbe? Venezia stessa? Ah no, la città del Veneto. Ho capito, ma cosa mi dà poi? Mi dà coso? Cioè mi dà Mestre e Chioggia. Oh no! Adesso sono amanti quei due lì. Non me frega un cazzo di Mestre. Che poi è una guerra bella tosta quella lì. 10.000 uomini c'hanno a Venezia. Non hai detto niente. Boh, stiamo facendo su un po' di soldini. Almeno ci vuole mandare gente lì. Quanto ne ho donato? Aspetta. Un generoso contributo. Magari non mi caga il cazzo per un po'. Via. Che succede qua? Si menano. Perché si menino? Che vi devo dire? È proprio qua. A Cuneo. Tiè. Erano 1.000 a Venezia? Io ho letto un 10.000, 1.000. Aspetta un attimo, ho visto male? Hai ragione. Vabbè, ma ha senso non far incazzare il Doge? Lui è serenissimo.
Ma sì, dai. Ah no, allora no, finisce inconcludente, dice. Non possiamo. Ancora non ho capito qua, ste guerre, mica guerre, dove dobbiamo andare. Cioè che poi non c'ho il beneficiario, scusami, ma potrò mandare qualcuno in guerra qua. Ma questo è perché? Perché devono essere grandi? Devono essere adulti? Lui gli piacciono i soldi. Dovrà essere adulti e non ereditieri. Come facciamo? Ci inculiamo. Sì. C'è pure la guerra qua della della Romagna. Dove sei chiese? Che ce l'ha con me? Scusami, dove vive sto stronzo? Vive qua? No, non me lo dice dove vive. E lui? Lui è qui, sì. E lui chi è? E lui è un signore che passa, che succede? In pausa. Non hanno più uomini loro. Ammazza. Che inculata. Devo mandare della gente lì. È un vichingo. Sì, ma è solo una razza. Mi dice 7.000, ma non mi pare proprio che tu ne abbia 7.000, caro il mio compagno di merende. Chi se ne frega? Se ci sommiamo dovremmo farcela. Non arrivo in tempo, però. Cioè, non arriverò mai in tempo. Oh, io la buona volontà ce l'ho messa, però. La mamma. La mamma. La mamma. Chi è qua? Abbraccia Dio e questa sarà la tua casa. Lontano a casa, uno straniero viene condotto al mio cospetto. Lui ha aspettato fuori dal cancello del castello per una settimana, mio signore. Ammazza. Il mio nome è Galindas, vostra altezza. Ho viaggiato a lungo in largo e ho visto molte cose. Ma io e la mia famiglia siamo stanchi della strada. Se ci concede di restare, sarò felice di condividere con voi la mia conoscenza del mondo. Ci abbracci la fede, però. Facciamo le coccole alla fede. Ma mi caga il cazzo se la guerra si protrae. Non ho mandato nessuno. Grazie Ignazio per la sub.
Sempre qua a Gerusalemme, no? Dov'è che si va? Aspetta, seguo i Vaticani qua. Dove sei che va? Qui dobbiamo andare? Riesco mai una Madonna di dove devo andare? Ad abside. Che cazzo? Stanno tutti a cazzo questi qui. Sono già finite le barche che erano qua un attimo fa. Che giri fanno? Come faccio a mettere un esercito piccolo? Un esercitino. Ma sempre a Gerusalemme. Oh, che rottura di coglioni, eh. Questo. Però il mandante qual è? Boh, si è tutto in fiamme qua. Però adesso sto mandando tutto, fermi. Ma no, cazzo, comandante sono io? Ma non ci penso proprio. Adesso va ben tutto, ma... divertitevi. Sì, adesso guarda, smonto questi. Voglio vederci. Mi vai a fare nulla. Morire in guerra santa mi sembra un po' una mossa del cazzo, se posso dire. Cosa faccio, Gabriel? Quindi la stacco e la riattacco semplicemente. Non ad Alessandria, dove l'ho mandati? E dove sono tutti? Ah, eccoli qua. E dove si parcheggiano sti stronzi a riposarsi? Li mando qua allora. Sono diplomatico, mano ferma. Potere complotto per influenzare. Giancarlo no, io devo essere tutto Giancarlo. No, non posso? Non è il mio erede. Eh sì. L'arcivescovo? Fico l'arcivescovo. Dai, dalla Franca, che ne sa un sacco di guerre. Chi non risica non lo sghe, ho capito io. Ulla, vai. Allora, casata di guerrieri. Per lo più giusto. Costo di battute di caccia alle feste meno 30. No, no, andiamo di questo. Poi vediamo. Revichan, 2 mesi, wow gatto, siamo già 2 mesi, grazie per portare sempre i generi di giochi che piacciono a me. Mi fa molto piacere, ma è solo un caso, anche perché i generi sono più o meno tutti quelli che gioco io. Ah sì, mi ricordo. Chi mi deve invitare? Ho detto di sì. Oh, ma hai rotto i coglioni, ti ho detto di sì. Insiste. Signora. Queste feste.
spaccato i coglioni, ma ha spaccato. Dai, riacchiappiamo Novara. Capito che c'ho tanti figli, però. Abbiamo perso la guerra? Beh, no, allora niente, mi tocca farli tornare a casa. Dai, sono stati sconfitti. Hanno combattuto valorosamente, sono arrivati, hanno fatto. Dove sei? Spariti. Adoro la colonna sonora del gioco. Ah, li hanno ammazzati tutti proprio. Boh, a posto, erano due eserciti, non ci penso proprio. Io i miei li ho mandati, la battaglia l'hanno fatta, ho dato anche dei soldi. Adesso che non mi caghino il cazzo, eh. Se proprio proprio il cardinale mi fa una telefonata e ci organizziamo. Che non è che, qua siamo mica una onlus. Soprattutto perché non c'ho neanche il beneficiario. Il papiro, questo qui per controllare cosa? I domini. Ascolta, però che cazzo, Ti mando sto cazzo. Ti mando niente. Dove sono finito? Dove siamo? Ah, ecco. Maio, quanti bei ricordi. Guarda te, che strano, San Giorgio ci ha abbandonati. Che sfiga. Guerra più Scozia, non ci penso proprio. Questi qua mi spiace un po' averli lasciati nella merda. 4.900 e 6.000, però stanno andando, no? Dai, li mando lì. Poi mi spiace non avergli dato una mano a sti stronzi. Anche perché ci tengo, sono vicini, sono. Ah no, anche qua sono stronzi. Questi sono altri stronzi. Che stronzi sono questi, scusami? Oh, ma sono stronzi miei? O sono gli stronzi di questo? Ah, sono stronzi altri stronzi. Cazzo, ma io mi vado a infilare in una guerra tra stronzi. 3007, io sono 2009 però. Vabbè, speriamo che ora che arrivino questi tornino. Dai, che stanno tornando. Sono circondato da stronzi. Verissimo. E che dobbiamo fare? Ok. Ah, vado a recuperare dell'acqua. Arrivo subito. Intanto vi faccio vedere qui. Stronzi. Un occhio attento. Me ne sbatto. Ho preso anche un pangoccio lì, che è cambiato molto negli anni, devo dire. Chi è lui? Manipolazione sociale. La mia prima volta che è successo è diventato più audace. Ah sì, lo piglio per il culo. No, gli rubo le idee, gli rubo. Tiè, così impara questo stolto. Che cazzo è successo? Che fastidio quando clicchi in un punto e quel punto diventa cliccabile in un'altra maniera. Tiè, ecco qua.
No, aspetta un attimo, che questi qui non mi vengono a dare una mano. Buongiorno. Questi coglioni. Thank you. No, Anne, sono 9. Spero che tu stia bene. Insomma, potrei stare meglio, però devo dire, stamattina parlando non sto soffrendo come ieri sera o l'altra sera. È stata un'inversione molto importante, sì. Ok. E una mano gliel'ho anche data. Giussina diventa maggiorenne. Perché non accetta più questo adesso? Come mai? Non ho mica capito. Non sono già sposati. Ah, è un bug, ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Ascolta, qua non fate più niente voi altri? No, perché sarebbe un po' una stronzata non attaccarli, visto che sono qua. Se io faccio così, mi seguono? No, perché se non mi seguono, eviterei. No, non mi seguono. Però sai che c'è? Andatevene un po' a fanculo. Non posso sciogliere l'esercito? A farlo venire fin qua, farli tornare a casa, va là. Ciao, non attaccano, che devo fare? Io una mano gliel'ho data. Bom. Adesso vediamo di far su un po' di soldo. Non voglio soldi dal capo della chiesa. Te però hai rotto il cazzo, Non vado. Invadi Venezia, aspetto che metto, recupero un po' di truppe, metto via un po' di soldi, poi lo facciamo. Grazie Peach. 37, un monaco. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Era pesante, però un po' di energia mi serve. No, ho mangiato un pangoccio lì. Va bene. Oh, là. E qua, si inizia a risparmiare.
Sto attraversando il giardino del castello per una passeggiata mattutina quando la mia leggera brezza porta la voce di Emilia e Francesca al mio orecchio. Due cortigiani stanno parlando in un luogo appartato alle vicinanze. L'edificio di Steamwork, brava? Ok. Un secondo. Cosa 50? No. Non voglio rischiarmela. Stavo dicendo. Mi hanno distratto. Non mi ricordo più. Ah sì. Volevo vedere quanto mi costava far su la, non la Lombardia, la che guerre, no, il Piemonte, come sempre 200. Perché 200, ducato 250, conquista ducale meno 20%. Sto mica capendo un cazzo, chi è? Bene. Prima era 250, ma mi pareva sempre 200. Era 250 prima? Ah, oh, sono scemo io. Che me lo... No, sì, certo, ma avevo aperto sempre questo di ducato. Vabbè, tanto a breve lo possiamo fare, lo facciamo. 250 ducati, 500 nemici imperi. Ok, perfetto, io lo sconto. Ho lo sconto fedeltà del ducato. Tiè. Adesso ce l'ho. Però guadagno sempre uguale, che rottura di cazzo. Qui è tutto mio, o posso fare la guerra per completare il mio ducato? Chi li conosce sti qua? Conte Amadeus. Amadeus. Ma che cazzo me ne frega. Lotaringia. No. Ascolta, quasi tutto mio, no? Cuneo. Torino. Novara. Vabbè, in teoria è tutto mio, no? Grazie Samuel da parte dei mod, donazione moddini, grazie mille. Ho la tessera, sì, ho la tessera. Cioè è stato utile farlo. Perché mi pare proprio di no. Hai il titolo, non le contee. Sì. Che anzi la tassa a Cuneo? Oh, questo fa guerre con tutti, eh. Questi ducati di discount sono buona fregatura. Giro, grazie per tutto quello che fai. Grazie a lei per i 19 mesi. Non ho capito se ho fatto bene o male. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi sua, 19, 19. Come faccio a rimuovermi un tutore? Ecco qua.
tiro su anche uova. Ne aumento le tasse? Però mi abbasso comunque l'opinione di questo povero Cristo. Sti cazzi. Che è successo? Boh, vabbè. Non voglio l'oro dal capo della fede. Metti pausa ogni tanto. Vabbè, per ora non serve. Lui è mio erede. Ok. Perde il tratto timido, ottiene impaziente. No, vorace, mi piace vorace. Che fa? Amministratore meno 2. No, allora no, per carità. Resta timido, va là. Timido è terribile? Oh no. Non è gratis l'oro della fede, mi spende fede. Guarda, e perde anche opinione nei miei confronti. Ah no, non sì, vedi, spendo fede e lui perde opinione, non è il caso. Cioè, non c'è né motivo proprio. Pirisino, 12 mesi, grazie. Pausa. Tornando a noi, ha avuto un senso fare il Piemonte? Cioè, adesso che l'ho fatto, cosa ho vinto? Niente. Boh, posto. Che inculata. Andiamo a Venezia. Vedi cosa fanno. Non so perché me ne ha fatti due separati. Oh, vi sommate, stronzi? Ma perché sono io il comandante qua? No, no, te lo puoi sognare. Ma lui è in prigione. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Arco. Non riesco a capire sto problema. Giro fanno. Grazie Frank Marshall per i 31 mesi. No, lo so che sono in due posizioni diverse, non me ne faceva spostare. Ah, vaffanculo, perché ero in pausa forse. Unirli per ora. Dai che gliele diamo fortissimo. Voglio vedere adesso chi è serenissimo. Ma
C'è un morto. Ah, si può fare questo. Grazie, non lo sapevo. Perché fa giro largo? Qual è questa guerra qua? Questa? No, la mia guerra, la rivolta contadina, di chi è? Ah, di sto stronzo. Cosa me ne frega, è in prigione lui. Ah, eccola qua, questa, che c'ha il leone di Venezia. Ah, Venezia viene considerata isola. No, vabbè, ci sta. Ma non capisco perché fare il giro da quella parte di là proprio. Cioè, perché passare di qua quando puoi passare di qua? Non capisco perché andare in mare aperto proprio. Cioè, vedi? Che vuol dire? Cazzo, se viene. Viene. Accettato. Garantisco io. I soldati veneziani così. Dai, oh. Guidone mi piace. Al torneo. Ma sì, che cazzo me ne frega. A proposito, aspetta qua. Che mi dimentico sempre di sta cosa qui. Che meglio gestiamo quelle robe lì, poi più soldi ci intaschiamo. Tra un po' devo andare via, non ho voglia. Ma c'ho della cioccolata sulla gamba, che schifo. Voglio stare qui a giocare con voi. Come sono messo? C'ho 47 anni, quindi direi che stiamo ancora benino. La successione... Oh no, perdo? Che cosa perdo? Questo che perdo. Provenza perdo. Non la vedo. Ah, perdo Provenza. Perché? Ma se io la concedo ad un vassallo, questa cosa qua, non la perdo più? Dalla tuo figlio. Ma se la do a mio figlio, cioè già diventa già di mio figlio e si separa tutto. Io volevo evitare quello. Va a mio figlio. No, guarda bene. Allora, eccola qua. Concedi a... Vogliono tutti bene. Non posso darlo a nessuno.
semifini non ci sono. Adesso va all'altro figlio, va al principe Gianfranco, ma io lo voglio dare all'erede, che è lui. Scusa, non posso mettere dinastia. Ah, i gattoni. Non posso, vedi, non posso selezionarlo. No, ma nessuno dei miei figli lo posso dare. Dall'erede vado. Non glielo posso dare il ducato di Provenza. Devi cambiare legge. Hai detto nulla. Per cambiare legge però devo arrivare qua al 2. Quindi che faccio? Distruggo il titolo. Può cambiare legge sul ducato. Adesso lo guardiamo meglio. Insomma, Ariel, insomma, mi spruzzeggio. Cazzo, tosta Venezia comunque, fa il culo. Sto sui coglioni, serenissimo, lui è tranquillo. Allora, mi dicevi il ducato. Aggiungi leggi. Ecco, sta tutto un botto. Cioè potrei, E cosa metto? Ah, ho catturato il doge. L'ho sprigionato, perfetto. La desecciosa. Che facciamo? È un problema questo. Come faccio a sprigionare sto coglione? Mia prigione è nella sua, quindi rompo il fidanzamento. Lo so, di suggestivo, finché mantieni il titolo re sono tutti i tuoi vassalli. Sì, ma poi dopo quando muoio va l'altro figlio. Si sono sposati lo stesso. Boh, vabbè.
Vabbè. Sono in debito, basso controllo della contea in Veneto. Beh, ovvio. Adesso con calma andiamo a sistemare un po' le cose. Se questo si mette... Cioè, da quant'è che sta andando avanti sta cazzata? Metti a fare gli affari interni, per favore. Reperto finanza educato, c'è scritto che la legge per successione. Sì, ma mi costa 1.500 di prestigio. Giusto, è vero che posso andare a vedere qua. No, scusatemi, qua. Per questo cos'è che mi serviva? Assemblee planarie. Eccolo. Plenarie, eccolo qua. Diamone un piccolo bustino lì. Bene. Secondo genito sarebbe diventato vassallo del primogenito. Come faccio? Provenza. Concedi a... non ci sono. E se lo do a un vassallo... Lo perdo lo stesso? L'ho fatto, aggiungi legge, però vedi che mi chiedi i soldi. Non me le fa leggere, tra l'altro. Ok. No. Dovrei fare elettiva feudale? Grazie a Rick per i 54 mesi. No, si pronuncia Aigo. Sono una serie di ranghi. Ma mi dispiace diseredarlo, quel poverino lì. Gli chiedo di prendere i voti, magari. C'ho un gancio. Se prende i voti, perché non accetta? Perché? Che è? Avete rotto il cazzo. Perché chi è che non accetta, scusa? Ma c'ho il gancio. Mi spiace però. Prendetato casto e vendicativo. Casto e ostinato, mi piace ostinato. Boh. Quindi abbiamo risolto? Bene. A me dispiace per il povero Gianfranco. Mi dispiace tantissimo. Non se lo meritava. No. Sì, no, Wursting. Però io mi perdo in altre cose. Allora, il Po. Che grosso. Ah, il Po lo chiama Po. Lago. E quello di Garda, lago. Como lago. Il Po però è il Po. Lago. Lago.
Perché il poi è importante? Beh, è importante, per carità, però boh. Voglio, prima di espandermi, voglio usurpare il regno unto. Chi è? Ah, la prebaglia? Che cazzo vuoi? Gli spago la faccia. No, cazzo. Sì, un'altra barbaria. Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Grazie, Vic, da parte così di Mod. Va meglio? Ciao, gatto. Arrivo solo ora causa copie impegni al cimitero. Come va la gola? Nel caso la risposta sia male, le auguro buona guarigione, mentre a Mod, specie a Gabriel, auguro tante donazioni come questa. Sempre minore di 3 a lei e Mod. Grazie mille, Vic, che bel messaggio. Io purtroppo ti confermo, porca troia, ti confermo che sì, accetto, ricordo. Accetto i tuoi auguri. Rompono le balle poi. Vabbè. Mi dispiace a me. Tu devi essere Igor. No, grazie anche a, ad Alessandro, come sta? Insomma, dai, tra poco chiudo e vado dal dottore. E grazie a Natsu che regala Sabadappo. Le ho ciucciate le caramelline, non mi fanno quasi nulla. Ma io le alleanze lontane non le voglio interrompere, perché quando arrivano, porca troia, se mi fanno il devasto quando mi serve. L'ho già fatto a poco. Abbiamo visto il finale. Grazie a Supersonics per i 7 mesi. I love you gattone, grazie mille. Ah sì, mi ricordo. Io voglio fare amicizia con lui, però. Uova e pancetta sono maggiorenni. Grazie a Q per i 100 bits del treno. Subate velocemente, perché io fra un pochino me ne devo andare. Subate la grande, brothers and sisters. Ulla, un buon 21 abbiamo qua. Dai, eh. Grazie Giomala per i 35 mesi. Adesso vediamo, perché comunque tutte queste guerre costano. Noi non stiamo guadagnando così tanto. Vecchio, mi fai cagare, che ti devo dire? Ma... Grazie Supersonic per le 10 sub. Ringraziatelo tutti, belli. È il September, regalare le sub costa meno. Se sopravvive chi le riceve. No, si pronuncia Aigo. Grazie anche ad Antonio per i suoi 6 mesi. Il suo persona è Entera. No. Entera. Perché dice... Ah, sì, perché è il mod, quindi dice Entera, gli dice. Entera. Ah, la plebaglia mi agguerrisce. Entera. Sti tortonesi. Entera.
Grazie a Simmy per 9 mesi. Risupo la grande, bro. Grazie mille. Non è durata niente. Questa sì che è stata la guerra lampo. Cazzo. Ovviamente Tortona diventa rossa. Ah sì, mi ricordo. Grazie Favo per 100 bits. 5 minuti, sì, adesso vado. Come si sta bene? Buongiorno. Mi do anche una lavata di denti. Ma sta morendo questo povero signore. Però ho fatto amicizia col serenissimo Doge, che sta diventando un cadavere. Non posso chiedere di diventare un mio vassallo? No, perché devo prima salire di... Che ho fatto? Devo prima salire di livello. Reame 2, giusto? Non ha una bella faccia, serenissimo. Non è proprio serenissimo. Anch'io inizio un attimino ad invecchiare, però porto bene. Mia moglie è la grandissima. Mio figlio, insomma... Cosa c'ha? Che c'è l'acne? Prepotente? Come prepotente? No, prepotente no. Uova Gattoni può sposarsi. Perché non è un re o un monarca, non può fare una cosa del genere. Ah, ma quindi posso conquistare la Venezia? Me la piglio tutta. Ok, hai letto il dojo, ma io Venezia la voglio, come faccio? Hai ragione, devo costruire cose. Sì, va là, mi preparo e vado, ragazzi. Che bello sto gioco, lo sto amando. Gattoni. Mi spiace abbandonarvi prima. È finito l'hype train, fortunatamente. Vado a capire che cazzo ho in sta maledettissima gola. Noi ci vediamo alle 7 di questa sera, partirà un po' prima, seguiremo la live, donate per i moderatori naturalmente, e finita Apple andremo su Deathloop, va bene? Virai due termos e diciamo arriviamo prima perché Gatto va a farsi mettere le dita in gola, va bene così. Ciao belli, buon pranzo. Non è partito live perché? O sì? È già un ride in corso. E non so mica io. Si è spaccato tutto qua. Boh, io spero che parta. Lo vedete?